L'idea del governo di equiparare i compagni di classe ai congiunti di modo da bypassare il problema del metro di distanza sui mezzi pubblici, la trova d'accordo? No, non mi trovo particolarmente d'accordo perché bisogna risolvere i problemi non con degli escamotage, bisogna avere coraggio di dire come sono le cose. E cioè, io credo che si debba avere coraggio di dire che in queste occasioni, che in occasione della ripresa delle attività si possa, se il CTS lo riterrà, aumentare la percentuale trasportata sui mezzi pubblici. Se il CTS non sarà in grado di dare una risposta di questo genere, bisognerà affrontare il problema trovando delle soluzioni differenti, che può essere quella di fare delle lezioni ad orari differenziati, che può essere quella di fare una parte di studio a scuola, una parte a remoto. Bisognerà affrontare il problema non con dei tentativi di risolverlo in maniera soltanto formale, non sostanziale. Però su quegli stessi mezzi pubblici poi non ci andranno solo gli studenti, ci andranno anche gli anziani, che sono stati insomma quelli più penalizzati dalla scorsa ondata del virus. Questo non vi preoccupa? Ma ci preoccupa tutto, per quello ho detto che dovrà essere il CTS che in questa materia dovrà dare delle risposte. Non è trovando una soluzione come quella dell'equiparare, perché è una presa in giro quella. O si può, perché il CTS ci dice che si può, o non si può, non lo si fa e si trova un'altra soluzione.